il fascino che mi ha emanato questa automobile, questa scultura, mi sembrava che avesse già una sua storia genetica. Viene da lontano, non è un oggetto che parla solo del proprio tempo storico, come tutti gli oggetti devono parlare del proprio tempo, ma in questo caso ha 50 anni di storia. Quindi vi è anche tutta la naività del primo prototipo, vi è come una storia sviluppata sui 50 anni della cultura moderna che noi viviamo. Quindi da questo punto di vista mi sembra di poter dire, di poter affermare che ha una sua storia, si arricchisce del passato e del passato come un amico. Quindi riconoscere che vi è una forza interna, che è una forza data dalla cultura del tempo, dei decenni passati, che giunge fino a noi. Anche il prodotto dell'uomo segna la cultura del proprio tempo e sentire che una macchina aspira a diventare un'altra forma per il futuro è come guardare un quadro, come andare in una mostra d'arte che si registrano le sensibilità particolari degli artisti. Io ho sentito, quando hanno scoperto questo telo per mostrare l'immagine, che era figlia del grande passato, cioè l'ho riconosciuta immediatamente anche nei suoi cambiamenti che ci sono stati. Ha una sua storia genetica o familiare che te la fa riconoscere come figlia di, è l'evoluzione di una famiglia fortunata di immagine che ha disegnato per 50 anni l'automobile.